Rimarrà chiuso per un bel pezzo il negozio Risparmio Mondo di Urbino in via della stazione e i due gestori, un uomo e una donna di 65 e 55 anni di nazionalità cinese, sono stati denunciati ed il locale sottoposto a sequestro. I controlli sono partiti il 30 dicembre scorso in occasione del Capodanno, quando sono stati effettuati diversi controlli in attività commerciali proprio per il rispetto delle norme di detenzione e vendita di materiale pirotecnico. Nei locali di via della stazione gli agenti del commissariato di Urbino hanno riscontrato una situazione altamente a rischio. Razzi, girandole, petardi erano stoccati ed ammassati pericolosamente nel negozio vicino ad altro materiale facilmente infiammabile. Inoltre all'ingresso del locale fili elettrici collegati tra loro in maniera posticcia e pericolosa per illuminare alberi di Natale, luci ad intermittenza, insomma una vera matassa inestricabile, pericolosissima. Sarebbe bastata una scintilla, ha commentato il dirigente del commissariato Simone Pineschi, per fare una vera catastrofe, dato che alcune porte di sicurezza del locale erano ostruite dal materiale ammassato o erano proprio sprangate dall'interno con catene e lucchetti, mettendo a serio rischio l'incolumità dei lavoratori. Per questa specificità della materia, gli uomini del commissariato di Urbino hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Pesaro e personale del Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR Area Vasta 1. Per questi reati i due responsabili del punto vendita sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Urbino per la violazione delle norme di sicurezza sul lavoro. Al momento inoltre sono in corso ulteriori accertamenti sulla conformità della destinazione d'uso dei locali. Infatti il negozio era sfruttato come casa bottega. Al piano superiore i poliziotti e l'ispettorato del lavoro hanno trovato quasi tutti gli ambienti, materassi, giacigli di fortuna e l'allestimento di un ambiente cucina con tanto di stufe elettriche, braceri e prese di corrente volanti. Ulteriori situazioni di pericolosità per l'incolumità delle persone al loro interno.